Ciao Vittorio, un caro saluto a te e a tutti gli amici del canale. Espugnato il Castellani e Lazio che consolida il secondo posto in classifica e si conferma seconda difesa del campionato. Un risultato insperato all'inizio di quello che ricorderemo essere stato il campionato più particolare della storia del calcio. Non solo per aver avuto un'interruzione durante il suo svolgimento per consentire poi l'esecuzione della fase finale dei mondiali di calcio in Qatar, ma anche e soprattutto per quello che è successo nel corso della stagione alla Juventus, prima penalizzata con 15 punti, poi la penalizzazione era stata cancellata e poi nuovamente penalizzata con 10 punti, che ha modificato di volta in volta la classifica più volte. Ciò detto, però, è conclusa la stagione per quanto riguarda la Lazio, bisogna proiettarsi e cercare di capire cosa sarà il futuro. Al termine dell'incontro di ieri, nonostante la squalifica, Maurizio Sarri in conferenza stampa, infatti, ha confermato che la sua permanenza è del tutto che scontata alla Lazio. Sì, si sente pregnato di questa lazialità, sicuramente è felice del risultato ottenuto, che è il vero obiettivo, la qualificazione in Champions League, che mano a mano è emerso nell'arco della stagione. Felicissimo per aver centrato anche il secondo posto di campionato, che colora la stagione 2022-2023 totalmente di bianco e azzurro fra Napoli e Lazio. Felicissimo per la seconda difesa meno battuta del campionato, ma ha anche detto che questo è costato sicuramente il sacrificio di Europa e Conference League e di aver attraversato comunque una stagione difficilissima da un punto di vista personale, definendola ancora più difficile da quella che lui aveva vissuto al Chelsea, nonostante avesse vinto l'Europa League e nonostante l'ammutinamento di alcuni senatori all'interno dello spogliatoio. Pertanto la sua permanenza alla Lazio è legata ad una serie di fattori che vediamo quali saranno. Innanzitutto il mister ha caldeggiato da tempo l'inserimento all'interno dell'organigramma societario di un elemento che dovrà essere da collante fra staff tecnico e dirigenza. Per lungo tempo si è parlato di un possibile ritorno di Angelo Peruzzi, nelle ultime ore è emerso anche il nome di Stefan Radu, giocatore che appende gli scarpini al chiodo e che ringrazieremo il capitano per quello che ha fatto nei suoi 16 anni di permanenza alla Lazio e che si avvia verso una possibile nuova carriera di livello dirigenziale. E poi ha parlato di mercato, dicendo che saranno necessari interventi in ogni settore del campo, a parte la difesa del quale vi si sente soddisfatto. Questo ci conferma che Chila, nonostante lo scarso impiego dopo l'eliminazione in Europa e Conference League, è un reparto sul quale il mister fa affidabilità e Chila è un giocatore che fa parte di questo reparto. E quindi poi cominceremo dal portiere, dove Maximiano ha fallito e sarà sicuramente molto probabilmente sostituito se troverà modo e maniera di riuscire a trovare una nuova sistemazione. Per poi passare dal centrocampo, dove gli unici che sono sicuri di restare in questo momento sono Cataldi, fresco di rinnovo fino al 2027, e Mattias Vecino. Mentre poi sappiamo benissimo che Milinkovic, non rinnovando il contratto con la Lazio, è più con un piede fuori dal cancello di Formello piuttosto che all'interno. Per non parlare poi di Luis Alberto, che a ogni finestra di mercato non nasconde mai il suo desiderio di dover tornare in Spagna, anche se quest'anno ha trovato un punto di incontro che gli ha consentito di essere giocatore determinante nella seconda parte di stagione nella Lazio di Sarri. Infine Marcos Antonio e Basic, giocatori che non hanno dimostrato di essere all'altezza delle ambizioni e degli obiettivi e soprattutto degli impegni che la Lazio avrà nel corso della prossima stagione, che potrebbero essere sostituiti. Davanti si è parlato di un attaccante, si è parlato di un vice immobile, io spero invece in un dopo immobile, e di un attaccante anche esterno, che, dando per scontata la conferma di Pedro, a questo punto conferma anche la bocciatura parziale di Cancellieri. Per l'attacco e per il centravanti si è parlato di Arkadiusz Milik, giocatore che ha già lavorato con Sarri, ma che è stato anche quello che a causa degli infortuni ha obbligato Sarri a scoprire Mertens come falso 9 e a creare il Napoli dei miracoli di Mister Sarri. E poi si è parlato di Berardi in fascia, giocatore che sicuramente non ha esperienza a livello di Champions League, ma che vorrei, sicuramente sarei curioso di vedere, probabilmente potrebbe essere anche lui determinante, potrebbe trasformarsi così come il mister ha trasformato Zaccagni. Ma è Milik, secondo me, il nodo più importante, perché non lo ritengo giocatore in grado non di sostituire Immobile, ma di dare quell'affidabilità di cui un allenatore ha bisogno quando il bomber titolare ha necessità di tirare il fiato. Milik non soltanto non dà garanzie da un punto di vista atletico, ma percepisce uno stipendio veramente elevato, il che porterebbe il presidente Lotito ad obbligare ad alzare il tetto del salary cap a fronte di un giocatore che poi ti offre un rendimento che è un grosso punto interrogativo perché dipende molto e troppo anche dalle sue condizioni atletiche spesso insufficienti. Ma vediamo con quali risorse, vediamo chi farà il mercato, perché il direttore sportivo Tare sappiamo essere in scadenza, al 30 di giugno scade il contratto di Tare e non si parla di rinnovo. In
In ambito società, fonti vicine al presidente Lotito parlano di una possibile promozione del duo Fabiani-Calveri dalla sezione Primavera, guidata dal figlio del presidente Enrico Lotito e calcio femminile della Lazio, promozione in prima squadra, ma sicuramente non si conoscono oggi quali potrebbero essere le potenzialità di questo duo e soprattutto con quali procuratori hanno delle vie preferenziali. Ed in questo caso il mercato, già stato detto, dovrebbe essere guidato da mister Sarri ad interim per poter far crescere i due elementi. E poi con quali risorse? La qualificazione in Champions League, il secondo posto in campionato e la conseguente anche qualificazione alla fase finale della Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita porterà immediatamente nelle casse biancocelesti circa 45 milioni di euro. A spanne io avevo considerato 43,7, esclusi i diritti televisivi che verranno poi ridistribuiti più avanti sia per quanto riguarda il campionato Coppa Italia che Europa barra Conference League, ma che ritengo gran parte dei quali verranno utilizzati dal presidente per poter pareggiare il bilancio, visto che nel corso dell'ultima semestrale aveva fatto registrare un passivo di 35 milioni di euro. Queste risorse poi potrebbero eventualmente aumentare con la cessione di qualche giocatore, pensiamo a Milinkovic, e perché no anche di qualcuno che tra quelli ceduti in prestito potrebbero essere riscattati dalle società dove loro hanno giocato l'ultimo campionato. E faccio riferimento nel particolare ad Acerbi, Akpa Akpro, non ultime le parole del presidente dell'Empoli di ieri sera a suo favore, Raul Moro ed Escalante. Ma di questi soldi, che sicuramente non sono tantissimi, bisognerà farne un eccellente uso, non va dimenticato che parte dei quali andrà investito anche nel settore Primavera, perché la Primavera è stata promossa in Serie A e pertanto andrà adeguata anche quella rosa a del campionato di prima squadra per non dover retrocedere, nella speranza poi di crescere qualche valore aggiunto, di poter poi avvicinare in prima squadra e creare e realizzare quelle famose plusvalenze che vengono dal vivaio, che sono quelle che hanno un maggiore impatto sul bilancio. Ora, le condizioni del mister sono note al presidente. Il mister ha detto che si rivedrà col presidente a breve per poter poi definire quelli che saranno i punti stabili su quali dover continuare il cammino insieme. Ma sicuramente in questo momento il futuro, nonostante il bellissimo secondo posto ottenuto in campionato, è tutto ancora da scrivere. Io ho concluso, non ho altro da aggiungere. Vi aspetto numerosi nella sezione dei commenti di supporto anche al canale, che vi ringrazio sempre che voi fate con grande costanza, canale al quale io vi suggerisco di iscrivervi e di spargere eventualmente la voce ai vostri amici se vi piacciono i contenuti e il modo in cui vengono trattati da me e da Vittorio, e di mettere un like a questi video per far crescere il canale, che ritengo essere uno dei pochissimi nell'ambito Lazio che parla di tanti argomenti trasversali e non soltanto di quello che accade in quel di Formello. Io vi aspetto al prossimo approfondimento, vi saluto a tutti, vi auguro una buona domenica e al prossimo video. Ciao da Luca.